Salve a tutti da Aero e del Gusto, io sono Francesco Perrotta e oggi per la sezione innovazione intervistiamo Vincenzo Notari Stefano, CEO e co-founder di Identikit. Ciao Enzo, puoi presentarti e spiegare Ciao brevemente la tua Francesco. idea? Allora, Identikit nasce nel 2018 da un'idea mia e del mio socio Vince Maciullo. Diciamo che il progetto nasce da un'esigenza personale di famiglia, dell'azienda agricola di famiglia, dove produciamo arance, limoni e olive. Essendo a Taranto, essendo nella culla dell'Ilva, abbiamo, diciamo, grosse problematiche nel posizionare il prodotto sul mercato. Quindi uno dei nostri distributori ci disse un giorno: come facciamo a differenziare i vostri prodotti? E siamo venuti fuori con questo progetto. Mi occupo di innovazione quindi da 10 anni e ho dovuto attingere alle mie competenze per riuscire a risolvere questo grossissimo problema. Quindi che cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo creato un sistema, un portale web, oppure possiamo chiamarlo un protocollo web, meglio ancora, che permette di autenticare e valorizzare la qualità dei migliori prodotti agroalimentari dal campo alla tavola, anzi dal seme alla tavola. Come facciamo questa cosa qui? Unendo e permettendo a tutto un insieme di attori che ci sono nella filiera agroalimentare di poter cooperare, di passarsi le informazioni l'un l'altro lungo tutto il processo produttivo. Quindi partendo da quelli che sono gli elementi burocratici della burocrazia italiana, quindi quaderni di campagna, gestionare lotti e quant'altro, abbiamo messo su questo sistema che appunto funziona con un quaderno di campagna all'inizio e poi ha un gestionale lotti che permette di seguire il prodotto durante tutte le fasi di trasformazione, produzione, quindi gestendo tutte quelle che sono mescitanze e mescolanze dei vari fattori produttivi che ci sono all'interno di un prodotto finito. Ok, Vincenzo, quindi ogni acquirente, diciamo, di questi prodotti può verificare, diciamo, tutta la filiera produttiva del prodotto acquistato, giusto? Può non solo verificare la filiera produttiva, ma anche essere sicuro di quello che mangia, perché Identikit, come ho già detto, è un protocollo che fa dei calcoli, in pratica controlla le produzioni. Siamo partiti da dati standard che vengono raccolti addirittura dal 34, dal 1934, sul campo. Quindi sappiamo che più o meno le produzioni di arance hanno una produzione media di circa 500 quintali ad ettaro. Nel momento in cui ci troviamo davanti, per esempio, a una produzione di 1000-1500 quintali ad ettaro di arance, diciamo che siamo davanti a un vero e proprio falso. Un vero e proprio falso perché? Perché ci sono dei vincoli naturali di produzione. Ovviamente in Italia sappiamo che è vietato utilizzare gli OGM, quindi organismi geneticamente modificati. Quindi sappiamo un pochettino che cosa si può produrre da un singolo ettaro di un determinato prodotto. Perciò facciamo questo primo calcolo, poi in produzione, nel momento in cui c'è la trasformazione, facciamo gli altri calcoli, tra i quali il più importante è il controllo del quantitativo di materia prima in ingresso e il quantitativo di prodotto finito in uscita. Sappiamo che entrando 100 all'interno dell'azienda non potrà mica uscire 101, 105, ma potrà uscire un 100 meno qualcosa che sono gli scarti di produzione o sono le perdite di produzione. Perciò facciamo questi controlli e permettiamo al cliente di essere sicuro di quel che mangia. Questo in breve. Ok, Vincenzo, quindi l'idea è nata proprio da un vostro bisogno oppure comunque avevate già, diciamo, dato uno sguardo anche all'estero, avevate visto qualcosa di simile al vostro? Beh, vabbè, si parla tantissimo, per esempio dalla fondazione di Slow Food, cibo pulito, sano e genuino, buono, sano e genuino, oppure si parla fin da sempre di tracciabilità, di garanzia per il consumatore, tutte queste cose qui. Tieni presente, Francesco, che il mondo agroalimentare in questo momento non permette al consumatore di poter sapere che cosa che sta mangiando. È proprio un vero e proprio attacco al consumatore. Infatti il consumatore in questo periodo sta perdendo tantissimo la fiducia in chi produce i prodotti. Quindi il consumatore fa una scelta di consumo e dice: tanto vale che vada a prendere il miglior prezzo rispetto a un prodotto garantito biologico che sa da chi gli viene garantito.
perché il biologico alla fine, il biologico è un controllo di processo e non di produzione, quindi ci sono tutte queste piccole cose, anche per esempio nel mondo dei prodotti riconosciuti, dove non è che c'è un controllo specifico di che cosa viene fuori, ma è un controllo specifico di quelli che sono i processi. Quindi si possono in questo momento controllare i processi, ma non si possono controllare quelli che sono i risultati finiti. Un esempio tra tutti, per il quale abbiamo sviluppato uno studio apposito, è il mondo dei vini naturali. Il mondo dei vini naturali è un nuovo trend di mercato che sta crescendo tantissimo. Il Giappone è il primo dei consumatori di vini naturali al mondo, e il consumatore chiede sapere se realmente quel prodotto lì che sta consumando è o meno figlio di processi produttivi chimici o di processi produttivi che hanno visto l'intervento della tecnologia, particolari tecnologie chimiche sempre nei processi di trasformazione del prodotto. Quindi permettiamo al consumatore di avere questa certezza nel prodotto finito e in tutti quelli che sono i processi produttivi, diciamo, all'interno della fiera. Inoltre aiutiamo singoli produttori a cooperare tra di loro perché c'è un facile passaggio di informazioni, la possibilità di venire riconosciuto il proprio lavoro o la propria professionalità nel fare un determinato passaggio produttivo all'interno della catena del valore. Quindi permettiamo al produttore di dire tutto quello che fa, soprattutto ai piccoli produttori, di dire tutto quello che fanno durante il processo produttivo. Questo è, diciamo, il nostro must, e quindi garantire la qualità al consumatore. Vincenzo, prima di passare al lato consumatore, ti faccio qualche domanda invece dal lato appunto dei, tra virgolette, tuoi colleghi agricoltori. Nel senso, i tuoi colleghi, appunto, gli agricoltori hanno iniziato a capire l'importanza del vostro progetto e se lo stanno già adottando? Allora, ci sono circa 60 produttori, 65 produttori che in questo momento utilizzano il nostro sistema. Tra questi abbiamo tanti agricoltori nel mondo del riso, nel mondo dei frutti esotici e quant'altro. Il senso del progetto è di difficile comprensione per l'agricoltore, che ha sempre prodotto tal quale, quindi che ne so, mi trovo nella parte delle arance dello Ionio, che è la zona dove abbiamo la sede, e in questa zona qui diciamo che c'è difficoltà nel far capire ai produttori che un'arancia tal quale non ha nessun valore nei confronti del consumatore, mentre un'arancia con residuo zero garantito da analisi, garantito da un quaderno di campagna limpido che è possibile scorrere principalmente, oppure un trasformato di questo prodotto che è possibile, diciamo, toccare con mano e andare a vedere tutte quelle che sono le caratteristiche della produzione, permette al consumatore quindi di avere un vantaggio in più e allo stesso produttore di non lamentarsi più, di non riuscire a caratterizzare quello che è il proprio prodotto e quindi a distribuire il proprio prodotto. Ci sono ancora tante difficoltà perché sappiamo che l'imprenditore medio italiano è molto, ma molto, ma molto avverso alla tecnologia e stiamo investendo tutti noi stessi per riuscire ad arrivare al risultato. Sì, Vincenzo, invece, diciamo, come avviene? Voi contattate l'agricoltore o molto spesso si fanno loro avanti perché, diciamo, hanno riconosciuto la vostra tecnologia, il vostro progetto? Siamo noi a contattare, purtroppo siamo noi a contattare gli agricoltori, a fare mailing, a fare quindi newsletter, a sensibilizzare i singoli produttori nell'utilizzare etichette trasparenti, perché per loro è come dire no, ma io già faccio l'etichetta, per esempio parlando del mondo del vino, dei vini naturali, mi dicono in tanti no, ma io già scrivo in etichetta che faccio queste determinate cose. Dico benissimo, però fate vedere quelle che sono le analisi, fate vedere quelli che sono i processi produttivi. Un'etichetta è difficilmente modificabile di anno in anno, quindi cercate di tramite un semplice QR code, un QR code che è piccolissimo. Al massimo 4x4, 4 centimetri per 4, che permette su una bottiglia di vino di andare a caratterizzare il singolo prodotto.
Quindi, nel momento in cui ci troviamo davanti a dei produttori che dicono il mio prodotto è di qualità, che cosa diciamo noi? Mostralo. Mostralo e fallo vedere al consumatore, perché il consumatore non si fida più di quello che mangia. Vincenzo, invece, lato consumatore, come, diciamo, che riscontri state avendo? E diciamo, l'Italia, secondo te, è pronta a questo tipo di business? Lo stava aspettando o è ancora prematuro? Allora, stiamo avendo degli ottimi risultati all'estero e in Italia stiamo incominciando ad avere i primi riscontri. Però sono degli riscontri che avvengono con molta difficoltà, mentre all'estero ci sono già dei distributori, per esempio nel mondo del vino, oppure stiamo operando con un distributore, il Far East, per la distribuzione di pasta biologica senza glifosate, senza pesticidi, in assenza di micotossine, tutte quelle che sono, diciamo, le caratteristiche che vanno a far perdere di qualità una pasta di qualità reale italiana. Quindi stiamo avendo degli ottimi risultati all'estero e stiamo cercando di fare qualche cosa in più per il mercato italiano, andando a posizionare i prodotti nei nostri produttori su micro, piccoli e medi distributori Sì. di qualità. Quindi, stiamo cercando. Vincenzo, tu da innovatore sicuramente, diciamo, ti sarai, diciamo, girato attorno e avrai visto, diciamo, soprattutto negli ultimi mesi e negli ultimi anni, la nascita di tante start-up che adottano la blockchain per certificare, diciamo, processi. Voi come start-up avete già pensato una cosa del genere o pensi sia ancora prematuro nel vostro settore? Allora, poc'anzi, prima che ci sentissimo, ho parlato anche con un'altra persona di questo che dice: guarda, ci sono così tanti progetti che parlano di blockchain e alla fine di tangibile non c'è nulla, oppure progetti che hanno delle difficoltà nel riuscire a matchare i dati che ci sono in blockchain con i dati che vengono fuori dal front-end. Che cosa succede quindi? Noi abbiamo fatto dei test, abbiamo scoperto quelli che sono, toccando con mano, investendo dei soldi, quelle che sono le problematiche di questa tecnologia. Io la chiamerei più che altro protocollo, perché è un protocollo di distribuzione dei dati. Tipo l'IP o qualsiasi altra cosa del genere. Quindi, che cosa succede? Abbiamo capito che cosa bisogna andare a fare, abbiamo riunito all'interno di un bando della PSR Puglia circa 14 aziende. E nel caso in cui si finanzieranno questo progetto, oppure troveremo delle aziende che sono disposte a fare ricerca e sviluppo di questa cosa, ad andare a sviluppare un progetto anche con l'utilizzo della tecnologia blockchain democratica e sostenibile, soprattutto perché in questo momento, come sappiamo, io parlo sempre di blockchain pubblica e non di blockchain privata, perché secondo me non è garanzia dei dati. Già in blockchain pubblica ci sono soltanto 30.000 nodi, in blockchain privati ci sono 4-5 nodi e, come sappiamo, la maggioranza vince, quindi basta modificare due nodi su quattro e si è vinto il dato, quindi si possono andare a corrompere i dati. Vincenzo, prima di salutarti ti faccio l'ultima domanda. Voi cioè, come vi muoverete nei prossimi mesi e nei prossimi anni, voi come startup? Allora, in questo momento ci stiamo muovendo andando incontro a un nuovo modello di approccio al mercato, perché stiamo sviluppando un nostro ERP interno per il mondo del food, quindi per andare a toccare aziende un po' più strutturate, perché le micro e piccole aziende sono un po' problematiche nell'andare a gestire soprattutto il posizionamento del QR code, quindi l'etichetta trasparente e quant'altro. Quindi stiamo cercando di andare a creare un'offerta di valore per aziende un po' più strutturate e andare a rispondere a quelle che sono le esigenze del mercato. Quindi stiamo andando sempre verso il mercato, offrendo opportunità migliori per chi vuole entrare. Ok, Vincenzo, grazie mille per la disponibilità e per il tempo. Ti faccio l'in bocca al lupo per Grazie a te. la startup. Se vuoi, puoi salutare gli ascoltatori di Eroe del Gusto. Ciao a tutti, buon cibo sano a tutti.